Salpar, sostenibilità alimentare del pescato locale algherese, e il progetto che l'area marina protetta e il parco di Porto Conte stanno portando avanti per sensibilizzare la cittadinanza al consumo e produzione responsabile. Il tema è già un tema portato avanti da diversi anni, sempre con il coinvolgimento sia dei ristoratori locali che dei pescatori locali, proprio per promuovere quelle specie che magari sono poco conosciute e hanno scarso valore economico, ma che hanno un grande valore allo stesso nutrizionale. Il progetto è promosso dal FLAG, quindi dal gruppo di azione locale, che è finalizzato allo sviluppo socio-economico del territorio costiero e in particolare a valorizzare appunto tutto ciò che ruota intorno al mondo della pesca. Ed è finanziato da Argea Sardegna, che è uno strumento tecnico di supporto all'amministrazione regionale, che appunto supporta l'amministrazione nelle politiche agricole, nella pesca e nell'acquacoltura. Quindi lo scopo è quello, attraverso questo progetto, di coinvolgere tutti i cittadini, attraverso due azioni fondamentalmente, una che coinvolge le scuole con le quali abbiamo già iniziato a lavorare lo scorso anno scolastico, portando proprio gli studenti al mercato del primo pescato per conoscere quindi queste specie che sono diverse a seconda della stagione, e poi proseguirà anche il prossimo anno scolastico. E l'altra è quella che invece coinvolge i cittadini in generale e che possono avvicinare a conoscere queste specie, appunto il valore che hanno anche dal punto di vista dell'apprezzamento che possono avere anche dal punto di vista del gusto, e che appunto in questo modo possono poi utilizzare anche loro quotidianamente. Questo per in qualche modo rispettare l'equilibrio ecologico degli ecosistemi, dare tempo a quelle specie sovrasfruttate di poter ripopolare questi ecosistemi e quindi utilizzare invece queste specie che sono più abbondanti proprio perché poco utilizzate.